Ben ritrovati a Finanza Now, una giornata dunque quella che vede una eurozona già appesantita che continua a scendere guardando a Wall Street. Futures che annunciavano una giornata meno pesante rispetto a quella di ieri, ma così sembrerebbe invece continuare un impulso, quello verso il basso, che attende con particolare apprensione il dato di questa settimana, quello dell'inflazione USA. Tutto questo noi lo analizziamo facendo riferimento alle variabili esogene e non rispetto a quello che succede sul mercato. Adesso ci affidiamo però agli occhi dell'opzionista Nello Sgambato per un'ulteriore analisi. Ben trovato, Nello. Buongiorno a te, Giulia. Buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie mille per essere con noi, Nello. Allora, la situazione dal punto di vista insomma, delle varie analisi alla quale noi ci appelliamo per comprendere, capire e dare insomma, un senso al movimento del mercato, vede un mercato particolarmente teso. La settimana è quella dell'inflazione, quindi chiaramente tutti gli occhi sono puntati su questo dato. Poi ci sono delle difficoltà, se così possiamo dire, con un eufemismo di carattere geopolitico che portano ulteriore pressione sui mercati, però noi siamo curiosi di sapere insomma qual è la prospettiva delle opzioni. C'è parecchia volatilità in effetti, Nello. Sì, la volatilità è alle stelle, sta toccando il proprio top, e così come avevo pensato 2 o 3 settimane fa, e poi era successo, è possibile quindi che possa stornare, perché quando di solito gli indici americani, le aziende, la stragrande maggioranza dei casi, le aziende e anche gli indici sentono i propri supporti, le proprie resistenze. Siamo a ridosso della resistenza del VIX. Sostanzialmente è molto molto probabile che questo possa ritracciare. E cosa vuol dire? Che quando l'X scende, sostanzialmente sottostante aumenta di valore, e quindi analizzando l'X ho la sensazione che possa essersi toccato un botto. Di quale durata non riesco proprio a calcolarlo, però perlomeno, come spiegavi tu all'inizio della puntata, c'è un'apertura negativa, ma non tanto come quella di ieri. Quindi vediamo il lato positivo. Probabilmente il mercato ha stornato, ha scontato un po' tutto ciò che doveva scontare nell'ultima ottava. Ora ritengo, guardando la volatilità, perché sai che noi ragioniamo solo in termini, quasi esclusivamente in termini di volatilità, ritengo che il sottostante, gli indici per eccellenza, lo Standard & Poor's, possa sentire il proprio supporto e quindi restarci per un periodo. Da qua a dire che poi riprenderà una salita verso l'alto, non me la sento, non è possibile capire questo. Però devo dire che se chi volesse vendere option sui vari indici, le put nello specifico, out of the money in particolare, penso che possa reiterare sempre queste strategie che ho comunicato ormai da tantissimo tempo su questo canale. Quindi per concludere questa mia premessa, penso che possa sentirsi fortemente questo supporto, magari sulla sua weekly, sulla base settimanale, e poi vedremo cosa succederà. Sicuramente vendiamo put sugli indici, ma oggi comunico strategie completamente diverse. Vai, Nello, io sono sempre curiosa, vedi che ogni tanto tu ti rinnovi, ci dai delle nuove prospettive, raccontaci. Sì, perché è vero che i venditori hanno dalla loro, i venditori di option, intendo, hanno dalla loro il time e lo sgonfiamento eventuale della volatilità, e quindi quasi sempre si è in guadagno quando si vende la volatilità, considerando almeno una manciata di elementi che possano far sì di essere considerati alleati di chi vende. Quindi non è che si vende a casaccio, ci devono essere dei parametri predeterminati che ne aumentano la probabilità di successo. Però è anche vero che poi, quando invece il mercato viene contro, per guadagnare poco con la vendita di option si rischia parecchio, e quindi bisogna attivare la strategia del rolling, tutte le cose che ormai sono anni che continuo a ripetere anche su questi emittenti. Da oggi volevo cominciare a pensarla un po' diversamente, e cioè un po' alla Nassim Taleb, un grande opzionista, ex opzionista, adesso non lo è più, e dice che i soldi in borsa si fanno acquistando le option e non vendendole.
E allora oggi, diciamo, in controtendenza, voglio comunicare dei titoli, anche perché la volta scorsa ho attivato strategie simili, cioè sono andato in acquisto di tempo, di volatilità, ho acquistato le option, e volevo reiterare con una strategia ancora più speculativa, che è la buy call sostanzialmente, no? E quindi, se vuoi, ti faccio il riassunto della settimana passata, delle Vai, sì, strategie, prima di iniziare. partiamo dal riassunto, insomma, è stata una settimana di duplice apparizione, ti ringrazio tra l'altro per esserti prestato 2 volte, hai avuto modo di conoscere anche la mia collega Giulia, che è rimasta affascinata anche lei dal mondo delle opzioni, in realtà già con lei avevi avuto modo di incontrarti, è un mondo che alla fine affascina un po' tutti, il mondo delle opzioni, Nello. Eh sì, me in particolare, io sono un amante. Tu sei il vero fondatore e supporter del movimento Viva le Opzioni, questo lo sappiamo, l'abbiamo capito, però dai, alla fine poi ci porti dentro a questo spirito, a questa passione per uno strumento così complesso quanto intrigante, quanto interessante. Beh, basta, la smetto di fare la marchetta alle opzioni perché non è questo, anzi è solo che rimango sempre molto affascinata da questo strumento, quindi raccontaci, Nello, raccontaci. E vedremo poi nelle puntate successive di varie le tante strategie che possono essere utilizzate con questo strumento senza andare a ripetere sempre la vertical credible put, che magari annoia un po'. Vediamo di parlare, perché di strategie se ne sono decine a decine, che poi Certo. possono essere più o meno profittevoli, però per chi volesse appassionarsi e chi lo usa con intelligenza, con quasi tutte le strategie si può guadagnare. Va Allora, bene. sostanzialmente vado a riassumere quello delle strategie della settimana scorsa, dove mi avete piacevolmente invitato 2 volte e sono contento. Io parlerei di opzioni tutti i giorni, anzi lo faccio anche nella mia quotidianità. Allora, sostanzialmente una settimana fa avevamo aperto l'iron reverse, cioè la strategia che ci vede un guadagno se il titolo sottostante si muove in maniera importante in un senso o nell'altro. Cioè, a differenza delle vertical credible put, degli iron credito, dove il titolo non deve andare non deve spostarsi al di sotto o al di sopra di determinati break-even point, con queste strategie l'iron condor reverse invece deve proprio fare l'opposto, e quindi si devono individuare dei titoli con determinati parametri che molto probabilmente, evidentemente, aiuteranno sotto questo sottostante determinato a muoversi in maniera repentina da una parte, appunto dall'altra. È ancora un po' presto perché si possa dire di essere in guadagno, anche perché queste sono strategie veramente molto speculative, non tanto quelle che comunicherò dopo. Però sono molto speculative, perché sono ritorni percentuali del 20%, del 42%, del 65%. E quindi, se Google dovesse spostarsi da qui al 14 ottobre al di sopra di 101 punti o al di sotto di 96, avremo un ritorno del 21%. Poi avevo comunicato IFF, anche questo è un Iron Condor Reverse, e questo titolo al momento quota al di sotto, e quindi siamo già in gain, ma scade il 21 ottobre. Vediamo cosa succederà da qui alla scadenza. E anche JBL. JBL invece all'interno, ancora all'interno dei propri parametri, quindi al momento non stiamo guadagnando, ma siamo in perdita. Ovviamente, quando ci sono dei ritorni così spettacolari, va da sé che il rischio che non, ven, che non, non, di non, che non si verifichi il gain è altamente probabile, no? Sì, Concorderai, sono quasi delle certo. scommesse. Poi, settimana scorsa, ho comunicato dei vertical credible put, andando ad analizzare queste strategie su titoli che avessero volatilità bassa, e quindi avevo trovato il titolo PUK, Grab e GGB. Dei tre, l'ultimo, soltanto l'ultimo in guadagno al momento, perché si è mosso abbastanza per andare al di sopra del proprio break-even, perché le strategie di vendita, almeno come le concepisco io, devono necessariamente si guadagnano solo se il titolo si muove in una direzione ben determinata, sono direzionali, come quelle che comunicherò tra poco. E quindi da qui al 21 ottobre, se questi titoli aumenteranno di valore, avremo dei ritorni spettacolari del 68%, del 108% e del 28%. A qualora non dovesse muoversi sottostante dei titoli appena enunciati, comunque c'è la possibilità anche qui di effettuare l'attività di rolling, e quindi allontanarci ancora di più per dar tempo al titolo che possa muoversi nella direzione da noi desiderata, e abbassandoci o alzandoci con gli strike, stando attenti ovviamente alle probabilità, alla volatilità e anche alla distanza degli strike tra le legs comprate e vendute. Insomma, ci sono un po' di parametri appunto da controllare.
Certo. E quindi sarei arrivato alle strategie di oggi. Cosa dici? Vuoi farmi qualche Andiamo, domanda prima? Anello. Ma io, per me è tutto chiaro. Poi è chiaro che c'è sempre, no, da approfondire, ma tanto so già che sono tematiche che, tra l'altro, c'è già anche qualche strategia che va portata avanti, va osservata, insomma, di volta in volta. Quindi assolutamente proseguiamo pure con quelle che sono le strategie che ci hai proposto oggi. Poi mi hai messo la pulce nell'orecchio, mi hai detto che sono anche nuove strategie, ora sono molto curiosa. Nuove per quanto riguarda le mie descrizioni in TV, comunque sono strategie che esistono da Sì. decenni, però ci Nuove pensavo in nella questi nostra giorni. rubrica, diciamo. E quindi perché no? Parliamo di strategie anche che non, secondo me non sono molto così spesso profittevoli, però quando lo sono in maniera esponenziale. Quindi, dato che tra i miei studenti c'è chi preferisce queste strategie, mi dice: no, Nello, guarda, non mi interessa avere ragione sempre per 2 lire e poi quando perdo un sacco di soldi. Voglio imparare bene. Tra l'altro, lo descrivo anche questa strategia, la descrivo anche nel mio libro, qualora qualcuno lo volesse acquistare, e dove praticamente abbiamo ragione poche volte in realtà. Ma quando abbiamo ragione guadagniamo un sacco di soldi, Abbiamo una gran sostanzialmente. ragione, quando abbiamo ragione abbiamo una gran ragione. Vai. Quindi sono strategie che vanno aperte con scadenze abbastanza lunghe, a differenza della vendita, cioè verosimilmente se con la vendita sono short, quindi lo dice la parola, devo essere corto, quando invece le acquisto devo essere long, che siano queste buy call o buy put. Però nella fattispecie oggi parlo delle buy call. Cioè, sono Ok. andato a individuare dei titoli dove con una serie di parametri abbastanza complessa, che non sto qui a ripetere, ci mancherebbe, però dico solo due cose: si va long quando si acquistano buy call su scadenze abbastanza lontane per contrastare il theta devastante sotto scadenza, e con la volatilità bassa, banalmente. Ecco, questi sono già due criteri molto importanti che già ci mettono al riparo di errori grossolani. Il primo titolo è Concentrix Corporation, il cui ticker è CNIXC, dove andiamo ad acquistare una call con scadenza a gennaio, il 20 gennaio 2023, e compriamo uno strike 125, è leggermente out of the money, e ci costa 965 dollari. Cioè vuol dire che se il titolo dovesse andare alle stelle, non si può neanche calcolare quanto possa essere il guadagno. Mentre se invece il titolo non dovesse lateralizzare o diminuire di valore, la perdita massima sarà proprio 965-970, dipende adesso come apre oggi. E quindi il calcolo di quanto possiamo incassare non lo possiamo sapere, però sappiamo esattamente quanto abbiamo perso, cioè il premio, punto. Un Ok. altro titolo è la Maravai, che è il cui ticker è MRV. Anche qui una buy call, scadenza marzo, la scadenza più lontana, quindi abbiamo 5 mesi perché questo titolo possa darci ragione. Andiamo ad acquistare una buy call 20 e compriamo questo diritto con circa 450 dollari. E se a marzo il titolo quoterà sopra i 23,95, sopra i 24 punti, saremo in guadagno. Più sarà di alto il valore, più avremo guadagnato con questa call. Le call funzionano così, non abbiamo limiti di guadagno, a differenza delle buy put, ma queste le spiego un'altra volta. E poi l'ultimo titolo, Adapt Health, il cui ticker è AHCO. Andiamo a comprare una call, anche questa a scadenza marzo, per contrastare il theta. E una buy call strike 20 e investiamo, la paghiamo 280 dollari. Quindi sostanzialmente per poco di più di 1600-1700 dollari andiamo su ogni titolo a controllare 100 stocks. Quindi l'eventuale guadagno sarà esponenziale, sia perché aumenterà il titolo di valore eventualmente, sia perché controlliamo 100 stocks e sia perché molto spesso, non sempre perché non è matematica, ma nella stragrande maggioranza dei casi, anche la volatilità va alle stelle. E quindi questi sono fattori che fanno avere dei ritorni a chi compra call, che ripeto, deve avere una determinata mindset perché è quasi sempre in perdita, attenzione, quasi sempre, ma non è tanto il calcolo delle probabilità, ma qui la forza del successo quando questo lo otteniamo. Quindi una volta su 100 la nostra call va alle stelle, davvero guadagniamo con gli interessi tutto ciò che abbiamo perso con le altre buy call. Però, c'è da dire una cosa però, che se noi compriamo una call a 6 mesi, un anno, io la compro anche a un anno e mezzo, due, perché verosimilmente è vero che in termini assoluti costano di più, ma in termini percentuali su base mese costano molto meno.
Se vediamo che passando i mesi questo titolo benedetto non va, non sale, non aumenta di valore, non succede nulla, cosa, possiamo chiuderla prima la strategia. Di conseguenza non andiamo a perdere tutto il premio, ma una percentuale di esso. E più andiamo a chiudere la sottoscadenza, qualora il titolo dovesse lateralizzare o scende, più perdiamo. Quindi apriamo una strategia 5-6 mesi, e se da qua a Natale 3-4 mesi non abbiamo ragione, questo titolo non aumenta di valore, è saggio chiudere la strategia. A meno Certo. che si metta in conto i cosiddetti costi aziendali, di portarlo fino a, perché è vero anche però che compriamo delle call e proprio l'ultimo mese il titolo va alle stelle, allora è interessante restare all'interno di questo, no? Cioè io ritengo che sia troppo costoso essere fuori da un evento, da un cigno bianco potentissimo. Ogni giorno ci sono cigni bianchi, così come cigni neri, e tante volte questi cigni bianchi avvengono su titoli anche relativamente banali, dove nemmeno CDA sa che tra 6 mesi ci sarà un cigno bianco. E quindi comprare call a lunga scadenza, con volatilità bassa, restando nell'affare, nella potenzialità di affare per lungo tempo, secondo me è una cosa molto molto interessante. È completamente l'opposto il mindset dal punto di vista di chi le vende. Chi le vende vuole il suo stipendio a fine mese, vuole l'alta probabilità, e poi quando le cose dovessero andare male continua a fare, ad attivare il rolling. L'altro no, l'altra strategia, anche se siamo di meno, io sono più un fautore della buy call, l'account è quasi tutto rosso, su 100 option 60-70% rosso, però poi quelle poche che vanno a nostro favore hanno veramente ritorni percentuali anche a 3 o 4 zeri, è veramente così, è Insomma, super ce n'è per interessante. tutti i gusti, Nello, ce n'è per tutti i gusti, non ci limitiamo solo a persone che vogliono la vita tranquilla, c'è anche tra gli opzionisti chi ha voglia, insomma, di vedere un po' di movimento in più e forse non avere, questo mi è piaciuto, questa espressione del non mi va di avere sempre ragione. È particolare come mindset, no, Nello, però sicuramente fa parte di una delle strategie applicabili al mercato. A chi compra non interessa avere ragione, ma interessa quelle poche volte che ce l'ha guadagnare un'infinità di denaro, ma veramente tanto, non c'è proporzione su ciò, con ciò. È come piantare, non so, 1.000 semi, e basta che uno ti cresce e ti fa una piantagione, gli altri possono morire su terreni non fertili, oppure possono marcire, oppure possono essere mangiati dai volatili. Ecco, è proprio questa, poche, ma quelle poche volte. Voglio avere ragione all'infinito. Infatti, la buy call, a differenza della buy put, la quale ha un guadagno massimo, perché ovviamente la buy put si guadagna quando il titolo arriva a zero, zero il pavimento, meno di così non può andare. Con la buy call non c'è veramente limite al guadagno. Conosco delle persone che si sono arricchite con buy call comprate a 2 anni, dimenticate lì, e che hanno continuato ad aumentare di valore, e poi hanno aperto gli account e si sono ritrovati dei saldi straordinari. È così, Nello, è un po' come, insomma, abbiamo parlato di seminare, no? Di mettere un semino e di vederlo eventualmente crescere. Noi facciamo così con questa rubrica delle opzioni, dando un piccolo assaggio, un semino di quello che è il mondo delle opzioni e poi a chi interesserà, insomma, annaffierà e guarderà e vedrà crescere una piantina, quella che poi, insomma, ci racconti e ci mostri sempre con tanta passione tu, Nello. Io ti ringrazio tantissimo, ti do appuntamento ancora qui a Finanza Now e intanto ti auguro una buona settimana, Nello. Grazie a te, buon lavoro a te e a tutti i telespettatori. Grazie ancora per l'invito. Alla prossima. Grazie mille, Nello Sgambato. Noi invece ci fermiamo solo per qualche istante e poi torniamo con la programmazione di Finanza Now.